Cari giovinazzesi che siete all'ascolto, buonasera in diretta da Piazza Sant'Agostino, il giorno del Venerdì Santo, il giorno in cui il mondo cattolico commemora la morte e la passione di Gesù Cristo. E quindi vi trasmettiamo in diretta la processione del Venerdì Santo. Una processione che quest'anno taglia un traguardo importante, sono 300 anni dalla sua istituzione. Ne parleremo meglio nel corso di questa diretta con le nostre anche interviste. Adesso è inquadrata la prima statua, Gesù che prega nell'orto degli ulivi, portata dai confratelli di Maria di Costantinopoli. Abbiamo visto anche il passaggio della bassa banda di Molfetta, della croce portata dai membri dell'Arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario, che quest'anno organizza appunto la processione. Le statue con il ritmo solito, lento, cadenzato e adeguato a una circostanza del genere, ovviamente, perché non si tratta delle classiche processioni che siamo abituati a vedere a Giovinazzo nel periodo estivo, con questo lento incedere e ovviamente anche fermandosi ogni tanto per anche i turni tra i vari portatori. Proseguono questo cammino che li porterà anche al Calvario e anche in piazza Vittorio Emanuele II. Accanto a me c'è come sempre Giusy Pisani, a cui cedo anche la linea. Buonasera Giusy. Buonasera Gian Gaetano, e come giustamente ricordavi avremo modo durante la processione di parlare con degli esperti, in particolare il dottor De Celia, che ci parlerà di questa circostanza quest'anno particolare per la processione del Venerdì Santo, che compie 300 anni dalla sua istituzione, ma lo vedremo in seguito. Nel frattempo la telecamera sta inquadrando la seconda statua di questa processione, San Pietro, ricorda appunto il momento in cui San Pietro rinnegò per tre volte Gesù prima che il gallo cantasse. Segue Gesù alla colonna e qui si entra nel vivo proprio dei misteri della passione. Preceduti appunto, abbiamo detto appunto, dalla statua di Gesù che prega nell'orto degli ulivi, diciamo tutto inizia proprio in quel momento. In realtà Gesù che quasi avverte un senso di debolezza, anzi eliminiamo il quasi, pronuncia la mitica frase, Padre allontana da me questo cali. E poi ovviamente si presta, accetta di soffrire e di salvare anche l'umanità. Sì, e subito dopo Gesù alla colonna abbiamo proprio la passione che entra nel vivo con Gesù alla canna e dicevamo questa serata, mentre noi stiamo trasmettendo questa diretta in concomitanza, Papa Francesco sta celebrando la sua Via Crucis dal Colosseo. E anche qui, a proposito di Papa Francesco, c'è oggi e domani soprattutto un anniversario importante. Pensate un po', un anno fa esatto stavamo per trasmettere da Molfetta la notte prima del Papa proprio sull'altare, insomma fu un'emozione grandissima. Il 19 e poi il 20 aprile, anche di questo magari ne parleremo dopo. Torniamo, perché, ecco, priorità sì, alla cronaca e priorità ovviamente anche alla prossima statua, che è sempre emblematica della passione di Gesù Cristo. Perfetto, la prossima è come sempre Gesù che porta la croce e nel suo cammino verso il Calvario, che sarà il luogo che lo vedrà crocifisso. Intanto Giusy, manco a dirci, ci stanno seguendo in tantissimi, arrivano i primi ringraziamenti che io ovviamente giro all'intera redazione, ringraziamenti da parte di Sabino Papapicco, ci salutano anche da Cinisello, vicino Milano, salutiamo sì, anche... Permettimi di salutare un mio amico dagli Stati Uniti, Harold McCadden, che è nostro affezionatissimo follower di Facebook, non solo,
solo, ma è colui che comunque fa le levatacce più assurde pur di seguire tutti gli eventi che lo legano sentimentalmente a Giovinazzo. Frattanto sosta dinanzi a noi la statua di Gesù che cade sotto la croce fra i confratelli, il dottor De Celia, che avremo modo proprio di intervistare più tardi per farci raccontare un po' la storia di questa processione che diciamo dal 1963, quando veniva fatta di mattina e soltanto con alcune statue, poi è passata al grande clou fra il 1994 e il 2000 con 15-16 statue che venivano portate in processione fino all'assetto odierno che prevede invece le 11 statue più reliquia del Legno Santo. Ecco. E tra l'altro salutiamo anche il maestro Felice Bologna che ci sta seguendo oggi con a gran malincuore, insomma, ha rinunciato a eseguire le marce funebri insieme all'associazione dei complessi bandistici di Giovinazzo. Avremmo dovuto anche intervistarlo, molto rammaricato questa mattina ci ha comunicato di non poter partecipare per motivi, ecco, di salute. Auguriamo, insomma, Felice di riprendersi presto e lo salutiamo molto affettuosamente. Questa processione appunto viene scandita dalla recita delle preghiere nonché la recita del rosario, anche perché sta per sopraggiungere proprio la Madonna addolorata. La confraternita in questo caso è di Maria della Purificazione, detta dello Jaluid, infatti dal loro abbigliamento insomma è facilmente riconoscibile. È la Madonna addolorata che è stata già, come da tradizione, portata in processione per le vie di Giovinazzo, avrebbe dovuto essere portata in processione venerdì scorso, il venerdì di Passione, ma come purtroppo accade spesso in questi ultimi anni, per motivi meteorologici la processione è stata poi posticipata al giorno successivo. Cosa che è accaduta anche nelle città limitrofe, perché anche nella vicina Molfetta la statua dell'Addolorata, proprio sempre a causa della pioggia, è stata portata in processione il sabato. Ecco, l'unica nota positiva è che comunque il maltempo ha graziato, se non altro, l'uscita dell'Addolorata, per cui sebbene con un giorno di ritardo, però le processioni si sono svolte comunque nella loro interezza. Ed è stato, ecco, un periodo, quello dei riti della Settimana Santa, sempre molto sentito a Giovinazzo, che mai come quest'anno vi abbiamo fatto vivere in tutte le sue sfaccettature. Siamo partiti appunto con il concerto bandistico nella concattedrale, che fu eseguito appunto venerdì scorso proprio perché la processione non ebbe più luogo, quella della Madonna Addolorata. Abbiamo anche mostrato il video della processione della Madonna Addolorata nel centro storico, le immagini della Via Crucis lunedì scorso, le foto dei sepolcri di ieri, la visita ai repositori, ecco, detti volgarmente i sepolcri, e oggi appunto possiamo dire il clou, ecco, forse non è il termine più appropriato, ma ad ogni modo l'evento culminante, ecco, della Passione, la processione del Venerdì Santo. Bene, ora dinanzi a noi la confraternita, noi, a me, a Gian Gaetano, ben conosciuta, trattandosi della nostra parrocchia, la parrocchia Sant'Agostino, i cui confratelli portano sulle spalle la bellissima statua del Buon Ladrone. Confratelli che indossano il loro caratteristico abito scuro e poi portano sulle spalle la fascia gialla bordata di rosso. Si sentono in sottofondo le note delle marce funebri eseguite appunto dall'Associazione dei Complessi Bandistici di Giovinazzo, e dopo avremo modo appunto di ascoltare ben due elementi noti di questa associazione che, ecco, si è riunita e delizia il pubblico di Giovinazzo, e non solo, come diremo tra poco, non solo nel periodo tra l'altro pasquale, ma anche quando ci sono queste manifestazioni, le processioni, insomma, e noi li ringraziamo per questo.
Nel frattempo la videocamera sta prontamente riprendendo l'altro simulacro, quello di Gesù alla croce. Proprio oggi in tutte le parrocchie di Giovinazzo è stata celebrata l'azione liturgica in Passione Domini, proprio a ricordare... Ecco, diciamo più chiaramente il Cristo agonizzante, è proprio così che viene... Sì, perché è nel momento in cui sta ancora soffrendo prima dell'esalazione dell'ultimo respiro. E dicevamo, è proprio il momento in cui nell'azione liturgica della Passione di Gesù viene letto il passio riguardante tutte le pene che sono state inflitte al nostro Signore prima di quella più grande, quella appunto della crocifissione sul Calvario. E adesso sta per arrivare un'altra statua caratteristica del Venerdì Santo, la Pietà appunto. Gesù è stato appena deposto dalla croce e la Madonna raccoglie il corpo del Figlio, che di lì a poco, di lì a qualche giorno, risorgerà per quello che è l'evento più importante, insomma, per il mondo cattolico, festa sentitissima naturalmente. Ecco, nelle intenzioni del Papa che sta svolgendo la Via Crucis a Roma c'è tutto il Calvario a cui oggigiorno si assiste. Il Papa è particolarmente preso dal problema degli immigrati, del traffico, della tratta di esseri umani, il fatto che il Mediterraneo si stia trasformando sempre in più in una tomba per questi migranti. Le riflessioni della Via Crucis stasera sono affidate inoltre ad una suora ottantenne, una missionaria che opera invece a favore della tratta delle ragazze che vengono invece avviati alla prostituzione. Ecco, il Papa ha sottolineato che tante sono ancora le piaghe che affliggono i tempi d'oggi e con queste intenzioni viene svolta la Via Crucis e affida proprio a Gesù e a sua madre queste preghiere. Accompagnato dalla banda che segue le marce funebri, ora transita dinanzi a noi Gesù morto. La statua di Cristo morto, e qui c'è da dire qualcosa di molto particolare, nel senso che questa statua ha subito un ennesimo intervento di restauro, e proprio lo scorso 9 aprile, 10 giorni fa, insomma, è stato presentato nella concattedrale il restauro eseguito da Rosanna Guglielmo. È un ennesimo restauro che ha portato all'eliminazione insomma di 5 strati di sovrapposizione e a riportare l'incarnato nella sua bellezza originaria, insomma è un'immagine che non lascia insomma spazio a dubbi. Sempre prezioso il lavoro di questi restauratori nel restituire appunto ai loro fasti queste statue che un po' per il tempo, un po' alcune volte per l'ignoranza che fa in modo che vengano magari coperte oppure colorate in maniera diversa. Ecco, questi artisti riportano invece queste statue al loro antico splendore. Abbiamo qui membri della Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, sono davvero numerosi come potete notare, e adesso arrivano anche, prima del reliquiario delle Sacre Spine, detto il Legno Santo, abbiamo anche i parroci delle nostre parrocchie. Esatto. Cominciando di qui, Don Gianni Fiorentino, Don Luigi Caravella, Don Pietro Rubini. Parroci, viceparroci e collaboratori anche, i diaconi anche. Don Massimiliano Fasciano, Don Andrea Zollini. E
Ecco appunto l'ultima immagine. Certo, chiude la processione come sempre. Una scultura più che immagine. Sì, è una teca contenente il legno santo, portata dai confratelli del Sacro Santissimo Sacramento e scortata dalla Polizia Municipale in alta uniforme. I priori delle varie confraternite di Giovinazzo e poi le autorità civili e militari, maggioranza e opposizione, come accade per il Corpus Domini e come accade anche per la processione della Madonna di Corsignano, sono tutti ecco, uniti, in questo caso non ci sono differenze ecco, politiche, perché un evento del genere ovviamente riunifica tutti. E poi l'associazione appunto dei complessi bandistici di Giovinazzo, diretta dal maestro Rocco Caponio. In via Cappuccini, ad aprire la processione come sempre la croce, e poi ecco lo abbiamo fatto prima in tutta fretta e ora invece possiamo ammirare il lento incedere di Gesù nell'orto degli ulivi. Sono le ore 22 di questo venerdì 19 aprile, il venerdì santo Giovinazzo. Sono sempre tanti che ci stanno seguendo in diretta. La processione del venerdì santo Giovinazzo, un evento che vi stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Giovinazzo TV, processione che è partita intorno alle ore 20. In uno scenario fantastico, c'era un tramonto impressionante. Ed era comunque anche tanta la gente, sì, che si vedeva attorno alla cattedrale, quindi questo lascia ben sperare che magari nel momento in cui ci avvicineremo a Piazza Vittorio Emanuele la gente aumenterà. Frattanto qui proprio in, all'angolo di via Marziani e via Cappuccini c'è comunque anche gente che si sta affacciando ai balconi, ovviamente chi si fa il segno della croce, sì, giustamente tutti opportunamente imbacuccati, perché si tratta di un fine aprile un poco insolito dal punto di vista meteo, le temperature sono un po' al di sotto della media stagionale. Dicevamo ecco, un anno fa, il 19 aprile, eravamo a Molfetta, era la notte prima che arrivasse Papa Francesco in occasione del 25esimo anniversario del Dies Natalis di Don Tonino Bello. Noi trasmettemmo in diretta, eravamo solo noi praticamente. Avevamo la fortuna fra l'altro di salire proprio in anteprima, certo, sul palco che avrebbe poi, sì, l'indomani calcato Papa Francesco. Fu un'emozione grandissima e poi ovviamente qui fece seguito poi il giorno dopo, il 20 aprile, levataccia, insomma, ci svegliamo di primissimo mattino e eravamo lì a Molfetta a documentare, in quel caso con uno speciale, la visita storica del Papa. Ed è davvero singolare e particolare che questo anniversario coincida appunto con il periodo pasquale. Domani sarà giusto appunto un anno. Insomma, sono un'emozione grande. Quell'evento poi proprio da poco a Molfetta è stato impresso nella memoria di tutti proprio attraverso due monumenti che sono stati fatti. Uno, in prossimità del seminario vescovile, è stato realizzato un calvario proprio quella piazzola che segnava quasi uno spartitraffico in piazza Garibaldi, è stata issata la croce di Don Tonino e poi posto poco più avanti un ulivo. E invece in prossimità del palazzo dei tributi di Molfetta invece è stato realizzato, anche se in scala ridotta, proprio il palco che ospitò Papa Francesco, realizzato appunto in legno ed è circondato da tante piantine colorate, opere abbastanza suggestive. E intanto c'è chi ci saluta da Vicenza, Vito di Scioscia Vicenza, ecco, anche lì ci sono tantissimi giovinazzesi, e poi c'è anche Vita Messere.
Grazie ragazzi, sono al momento allettata, è bello poterla seguire attraverso la vostra diretta, grazie. Salutiamo anche Roberto Martini e nel frattempo Cristina Pedone, com'è bello vedere Giovinazzo, com'è bello vedere a Giovinazzo la processione, e sì, in effetti questi mezzi di comunicazione che quando vengono utilizzati in maniera sana e intelligente, come è accaduto anche durante la processione eucaristica della Madonna di Lourdes lo scorso 11 febbraio, consentono ai giovinazzesi sparsi nel mondo di poter essere presenti comunque qui. Dagli Stati Uniti, oltre ad Harold McCadden, c'è anche sua moglie, Jenny Plite McCadden. Saluti anche a te, Jenny, ciao. E poi anche Angelo Marrano, saluti da Francoforte. Adesso davanti a noi ritorna nella sua splendida immagine la Madonna Addolorata, con le invocazioni Ave Maria, ecco, quanto esatto. È appropriato, insomma. Sempre la onnipresente Tonia della cattedrale che guida, Tonia di Sciosha, sì, elemento guida portante, la preghiera proprio della confraternita. E a proposito della Addolorata, Gian Gaetano, ricordiamo anche che è dedicata a lei la mostra che è stata allestita nella chiesetta di Costantinopoli a Giovinazzo a cura di Saverio Amorisco. È una mostra Ave Mater Dolorosa, è stata intitolata, che è molto seguita dal pubblico, ha riscontrato enorme successo. E lì c'era anche la statua della Pietà, perché infatti, più di qualcuno ieri si è domandato, più che lamentare, perché non c'è nulla di cui lamentare. No, lamentava l'assenza proprio dalla... Si è chiesto, ma non è che quest'anno la statua della Pietà non verrà portata in processione, la staranno restaurando? In realtà era proprio presso la mostra di Saverio Amorisco, che vi invitiamo sempre a visitare. Sì, sì. Anche perché la mostra è visitabile fino al sabato precedente, fino a domani, appunto il qualche sabato, ora di tempo, sabato però. Santo prima di della veglia pasquale. Ecco, altri saluti da Vicenza, Savino D'Agostino e poi Carmela Mimmo De Palma. È sempre un momento toccante vedere la processione di Giovinazzo, saluti da Gallarate, aggiungiamo noi vicino Milano. Beh, insomma, stiamo avendo un po', non solo è presente tutta Italia, ho letto prima anche mentre tu parlavi anche dalla Calabria, Calabria, Milano, Stati Uniti, Francoforte, il Cile, insomma abbiamo una rappresentanza da un po' tutte le parti del mondo. Il giovinazzese che sta lontano forse le sente ancora di più del giovinazzese che sta qui, certe tradizioni, io oserei dire, e si spiega proprio col pubblico che ci sta seguendo, sono tantissimi, ripeto, secondo me ancora più di quelli che la stanno guardando fisicamente qui la processione, perché il giovinazzese, come chiunque è legato alla propria terra, quando è lontano dalla propria terra, insomma, pensa a quello che accade in quel giorno nel suo paese, nel suo posto, nella sua città, e quindi la possibilità di poter rivedere, sia pur tramite una diretta social, lo rende partecipe e lo rende, insomma, emozionato. E secondo me più di qualcuno si starà anche commuovendo in diretta nel vedere questa immagine. Saluti anche da Pontedera, ci arrivano da parte di Luigi Martino. E si ascolta in sottofondo un'altra marcia funebre abbastanza nota. Questo si chiama una tomba sulla lacrima di mia madre, di Amedeo Vella. È un'altra marcia funebre abbastanza nota. E tra poco ascolteremo due componenti dell'associazione dei complessi bandistici di Giovinazzo. Sì, poi intorno alla piazza sarà la volta invece di Diego De Ceglie e poi alla fine della processione intervisteremo anche il nuovo assessore alla cultura Cristina Piscitelli. Intanto Giuseppe, invito appunto gli ascoltatori ad osservare il movimento da parte dei portatori, letteralmente al ritmo di marcia funebre. Bella l'atmosfera comunque di silenzio che si crea quando
escono proprio le statue il Venerdì Santo, anche se penso che il momento più suggestivo sia la processione notturna, permettimi Gian Gaetano di parlare anche un po' di quello che accade nella vicina Molfetta, l'uscita di Cristo morto di notte, alle 3 di notte, qualcosa di davvero suggestivo che mette davvero i brividi. Diciamo, vabbè, Molfetta è un'altra realtà da questo punto di vista, insomma, una città che, in cui letteralmente appunto la gente vive in funzione di questi, dei riti della Settimana Santa. Io e te abbiamo avuto modo, ecco, di vedere la ritirata della Madonna Addolorata a Molfetta e abbiamo visto, ecco, la folla oceanica di gente che proprio occupava non soltanto lo slargo che fa dinanzi alla chiesa del Purgatorio, ma anche il muro, il muretto proprio antistante la cattedrale. Ahimè, c'era una grande differenza tra la gente che ha partecipato alla processione della Madonna Addolorata a Giovinazzo e quella che invece, compresi i giovinazzesi, l'ha seguita anche a Molfetta. Ora, è inutile stare a fare discorsi di campanilismo e di rivalità che in questo caso non c'entrano assolutamente nulla, ma è soltanto un auspicio a che anche il Giovinazzo si riappropri sempre più delle sue tradizioni. Perché molte volte, insomma, si parla molto a vanvera, ma poi nei fatti si partecipa poco. E allora Gian Gaetano, con le immagini che si fermano un attimo sulla statua di Gesù morto, io direi di avvicinarci verso il Calvario. Nel momento in cui termina l'esecuzione della marcia funebre, vorrei provare ad ascoltare i rappresentanti del complesso, dei complessi grandissimi di Giovinazzo. Allora sostiamo ancora un altro poco qui. Ricordiamo, stiamo ascoltando la marcia funebre, una tomba, una lacrima sulla tomba di mia madre, di Amedeo Vella. Gian Gaetano, c'è un consenso proprio a quello che hai detto, che appunto chi sta lontano vive di più, c'è questo Makoto Kino che Valentina Picerno, anzi meglio, si scrive sotto, che chi è lontano appunto sente tantissimo le tradizioni proprio del paese natale e ci ringraziano proprio per le dirette che riusciamo a trasmettere, ma io direi di girare i ringraziamenti per questa diretta ai nostri sponsor. Offame Testone e Offame Under Zero, due locali presenti a Giovinazzo sul lungomare Marina Italiana, il primo, e in piazza Vittorio Emanuele il secondo, che ci hanno dato materialmente la possibilità di poter garantire questa diretta. Cari emigranti che siete all'ascolto, quando venite a Giovinazzo andate a questi due locali perché ne vale davvero la pena. Sì, nel primo si può degustare dell'ottimo pesce e degli ottimi panini anche a base di pesce, frittura deliziosissima, noi che ne parliamo è perché ci siamo già stati. Nel secondo invece si può concludere, ecco, in bellezza il pasto, deliziando il palato con un ottimo gelato. Intanto, ecco, un musicista notissimo di Giovinazzo, Michele Gemil Marzella, che ci sta seguendo. Giovinazzo nel mio cuore, nella mia arte. Un abbraccio, un saluto, i suoni da cui sono nato, di cui ne sono testimone. Ciao Giussi, ciao Gian Gaetano. E Michele, facci sapere anche da dove ci scrivi. Ecco, sarebbe bello dire anche in diretta da dove ci stai seguendo. Un bacione a te che di musica te ne intendi, grande maestro. Noi chiediamo scusa se non riusciamo a leggere tutti i messaggi presi ovviamente dal commento in diretta, ma ci stanno davvero scrivendo in tantissimi. Direi adesso potremo provare ad ascoltare i bandisti, visto che sono in un momento di pausa. Un momento di silenzio, sì. Nel frattempo passa davanti a noi il reliquiario del Legno Santo.
e subito dopo appunto la parte istituzionale con i rappresentanti della nostra amministrazione, sindaco in testa, il presidente del consiglio e poi gli assessori, i consiglieri della maggioranza e dell'opposizione. Ecco, subito dopo segue il complesso bandistico di città di Giovinazzo, e dunque è il momento in cui Gian Gaetano ora posso lasciarti per avvicinarti, sì, al maestro che questa sera sta sostituendo. Allora, Giussi, sì, grazie. Felice Bologna. Abbiamo qui il capobanda Vincenzo De Paolo, e ci consentirà soprattutto il nuovo maestro Rocco Caponio, che da gennaio appunto dirige l'associazione dei complessi bandistici di Giovinazzo. Noi, cioè, ecco, camminiamo insieme perché, ecco, ci avviciniamo anche al Calvario, un momento suggestivo che non vorremmo perdere. Maestro Rocco Caponio, cosa ha constatato di Giovinazzo, dell'attaccamento dei giovinazzesi ai riti della Settimana Santa e poi anche del loro attaccamento alle marce funebri? Beh, io conoscevo questa realtà della banda di Giovinazzo anche perché con loro ho collaborato come strumentista in vari anni passati. Ecco, il fatto che della tradizione della Settimana Santa qui è molto sentita, qui come in altri comuni vicini, insomma. E io vengo anche da un paese dove la tradizione... Dove esattamente? Io sono di Bitritto, sono nativo di Bitritto, anche lì c'è questa tradizione, ma non sentita come in questo caso, soprattutto con la banda, con le marce funebri particolari, un programma particolare, un repertorio particolare. Grazie al maestro Rocco Caponio. A Vincenzo De Paolo, il capobanda, appunto chiediamo questo: oggi è stato l'ennesimo tour de force per la banda di Giovinazzo, a Biceglie questa mattina fino alle 3 avete suonato, mi risulta, e poi adesso a Giovinazzo. Come da più di 10 anni a questa parte, la confraternita di San Giuseppe di Biceglie ci affida l'accompagnamento della processione di Cristo alla Croce, che, in cui poi avviene anche il famoso incontro, altro momento suggestivo dei riti della Settimana Santa pugliesi. E anche quest'anno siamo stati lì, ovviamente ci siamo stancati, però siamo soddisfatti perché anche quest'anno abbiamo ricevuto i complimenti da parte di tutti, e quindi questa è la soddisfazione più grande. La fatica poi passa. Quanti anni sono che partecipi alla processione di Giovinazzo? Io ci stiamo avvicinando ai 25. Un aneddoto particolare? Aneddoto... Ti dico di questi 300 anni perché ovviamente non me li ricordo tutti. Aneddoti particolari non ce ne sono, però ogni anno per un motivo o per l'altro è un'emozione diversa, ogni anno ha un motivo diverso per essere ricordato. I primi anni con cui suonavamo con la formazione che apre la processione, la bassa musica, poi i primi anni con la banda, la banda dietro la processione, i primi anni col filicano soprano, il primo anno, anche questo andrà ricordato, il primo anno da capobanda, quindi la responsabilità di formare la banda, di creare un gruppo. Oggi è difficilissimo perché si suona dappertutto, quindi è difficilissimo trovare musicisti liberi, però ce l'abbiamo fatta come ogni anno. Grazie allora sia al maestro Rocco Caponio che al capobanda Vincenzo De Paolo. Ancora una volta un saluto a Felice Bologna che ci sta seguendo in diretta. Bene, durante... Ciao, rimettiti presto, maestro. Grazie. Grazie e buon proseguimento. Ci ha raggiunto nel frattempo lo staff, si è arricchito della presenza di Angelo La Sorsa, il quale ha comunicato proprio che in questo tragitto che sta portando la processione verso il Calvario, ecco, i rami degli alberi stanno ostacolando in alcuni momenti anche il passaggio delle statue. Ecco, questi rami di ulivo che sfiorano la teca contenente il legno santo. Il colpo d'occhio è anche suggestivo per noi che stiamo riprendendo le statue, percorrendo la processione al contrario, e stiamo arrivando in prossimità del Calvario e poi proseguiremo verso Piazza Vittorio Emanuele.
dove finalmente avremo modo di fermarci a fare due chiacchiere con Diego De Ceglia per farci raccontare i 300 anni di storia della istituzione di questa processione del Venerdì Santo e farci raccontare anche come è cambiata la tradizione delle statue nel passaggio di questi 300 anni. Sì, ci avviciniamo proprio al monumento dedicato al Calvario, ci tenevamo molto a mostrarvi l'arrivo proprio della statua di Cristo morto proprio in corrispondenza di questo monumento caratteristico della città di Giovinazzo, dove si è proprio concluso anche il rito della Via Crucis lunedì scorso. Nel frattempo si sono aggiunti anche degli ascoltatori dalla Svizzera, abbiamo letto prima. Anche da Padova, sì, gli ascoltatori sono tanti, ma non ne avevamo dubbi, insomma. Ecco la statua della Pietà che, con lo sfondo delle fronde dell'albero in prossimità del Calvario, ormai è all'altezza dell'Istituto San Giuseppe. Ecco, in questo momento topico in cui la statua di Cristo morto transiterà dinanzi al Calvario, ecco, invitiamo tutti quanti voi ad affidare una vostra intenzione, una preghiera. Ed è Don Andrea Zolini, il parroco della concattedrale, che guida questo momento di invocazione mariana con l'Ave Maria. Potete notare come tutti partecipino in maniera composta e adeguata all'occasione. Adesso a piccoli passi ci spostiamo verso la centralissima piazza Vittorio Emanuele II per trasmettervi un altro, ecco, passaggio caratteristico ovviamente della nostra processione dalla piazza centralissima di Giovinazzo. Si fa fatica a farsi strada fra la gente da un lato e i confratelli dall'altro. Anche Francesco, che ci precede con la telecamera, è in evidente affanno, ma così non può non essere quando si sceglie di fare una diretta di una processione itinerante. Quindi anche noi siamo costretti a seguire. La processione con un po' di affanno.
A questa altezza, come potete vedere, si è verificato uno scollamento proprio della processione, si è divisa in due tronconi. Ecco, fino a Gesù che cade alla croce, è quasi in prossimità della piazza, mentre la restante parte con la Dolorata va un po' più dietro. Ecco, e ora è arrivato, Francesco, forse è il momento di fermarci, di posizionarci. Ecco, questa prospettiva, quella della, di una delle isole spartitraffico di Piazza Vittorio Emanuele, è congeniale questa posizione per vedere il colpo d'occhio dell'arrivo della certo. Processione in Piazza Vittorio Emanuele. E poi ci sposteremo anche in prossimità di uno degli nostri sponsor. Sì, infatti, proprio per far conoscere, nel caso qualcuno visto non, che è toccata, non fosse ecco, informato, sì. Ne approfittiamo molto volentieri, ricordiamo ancora una volta Ho Fame Taste On e Ho Fame Under Zero, che è appunto qui quest'ultimo ubicato in Piazza Vittorio Emanuele II, ci consentono anche stavolta di essere presenti e di portare Giovinazzo nelle case, nei computer, sugli smartphone, tablet, insomma... di tutti i giovinazzesi sparsi nel mondo. Bene, in attesa che la processione ecco varchi la statale via Molfetta, che consentirà il transito in Piazza Vittorio Emanuele, direi che con Francesco possiamo con la telecamera fare una ripresa a 360 gradi per vedere la gente che è in piazza. Quindi questo ecco ci conforta. Ci rasserena sul fatto che vedevamo invece le strade un po' vuote e desolate, ma diciamo la gente ormai che sa l'itinerario della processione aspetta forse il momento del passaggio della processione sul lato di Piazza Vittorio Emanuele adiacente proprio al Palazzo di Città, e quindi non si fa trovare impreparata a questo momento. Ricordiamo che questa diretta che Giovinazzo TV sta trasmettendo grazie allo sponsor Ho Fame Taste On e Under Zero si concluderà con la benedizione finale in Piazza Costantinopoli, prima che le statue prendano ciascuna la propria direzione che le porterà nelle chiese di appartenenza. Da questa parte dove ci siamo messi la videocamera può inquadrare il volto di Gesù nell'Orto degli Ulivi, che fortunatamente da questa prospettiva ecco, è più visibile. Ecco, non ci sono le fronde dell'ulivo che coprono la statua. A seguire appunto San Pietro, ecco, nell'atto di mettere la mano in fronte dopo aver rinnegato Gesù. L'aveva messo sulla visa, aveva detto prima che il gallo canti, il gallo appunto che si nota nella statua, tu mi rinnegherai per tre volte. Lui, San Pietro, non immaginava uno scenario del genere, e invece è proprio quello che accadde quando venne riconosciuto dai nemici, ecco, diciamo così, di Gesù. E poi lui si ricordò, sentendo cantare il gallo, della frase che Gesù gli aveva detto, e quindi scoppia in lacrime e si pente ovviamente di quello che aveva compiuto. Quindi anche ovviamente San Pietro ha buon diritto, insomma, in questa processione del Venerdì Santo a Giovinazzo. Le due statue successive, quella di Gesù alla canna e Gesù alla colonna, ci riportano invece la situazione di Gesù subito dopo il processo civile, in cui fu sottoposto alla flagellazione alla colonna e poi al fatto di essere incoronato con la corona di spine, con il mantello rosso e con la canna a rappresentare proprio il re dei giudei, così come lui proclamava essere.
Mentre Donata De Gaetana ci dice bellissima da Formio, ovviamente alto gradimento per la nostra diretta e la nostra processione da parte di Donata De Gaetana, appunto da Formio, vediamo arrivare il dottor Diego De Ceglia e adesso diciamo siamo pronti a intervistarlo. Mentre voi potete naturalmente, mentre ascolteremo le parole di Diego, continuare per l'ennesima volta ad ammirare le nostre sacre immagini. Anzi, ci avviciniamo proprio a Diego, io direi, visto che la processione è in un momento di stallo, ci avviciniamo appunto al dottor Diego De Ceglia, che fa parte della confraternita della Trinità, collaboratore del mensile La Piazza, ed è stato proprio lui che ha segnalato, insomma, nello scorso numero, che quest'anno Diego ricorre un anniversario particolare. Sono 300 anni dall'istituzione di questa processione, da quando, allorquando nel 1719 lo scultore Altieri terminò appunto la realizzazione dei misteri. Ma in questi 300 anni, Diego, come e quanto è cambiata questa processione? All'inizio le statue erano solo 6, i 5 misteri dolorosi, Gesù nell'orto, la flagellazione, l'ecce homo, Cristo che porta la croce, Gesù morto e la Madonna addolorata, realizzate tra il 1718 e il 1719 dallo scultore Carlo Cinzo Altieri, nativo di Giovinazzo ma di origini altamurane, padre dello scultore che ha realizzato le due famose statue di Piazza Costantinopoli, San Michele Arcangelo e San Cristoforo. Tu mi chiedevi cosa è cambiato. I cambiamenti, gli orari. Nel corso del 1800 si sono aggiunte le altre statue, queste che stavo portando io, e del 1825. Poi si sono aggiunte le statue con gli abiti in tela, e infine le due statue delle due croci del Gesù Crocifisso e il Buon Ladrone. Per quanto riguarda gli orari, diciamo che già nel Settecento c'è stata qualche variazione perché non potevano essere più portate di sera per una questione di ordine pubblico, e la si è portata al mattino. Poi io parlo soltanto per quello che ho trovato di carte scritte di archivio, perché a mia memoria, che sono abbastanza giovane, la corsa si è fatta sempre il venerdì sera. Poi è stata portata alle ore antimeridiane del venerdì santo, e si deve aggiungere però che all'inizio del Novecento c'era la mattina quella delle statue, dei misteri, e la sera del venerdì santo c'era la processione con Gesù morto, l'addolorata e il legno santo. Poi nel 1971-72 è stata unita tutta insieme, quindi come è possibile capire le variazioni sono state parecchie. Diego, invece il fatto che all'inizio venissero portate le tre Madonne e le tre Marie, sì, e poi non so se hai trovato in archivio ricordi di queste statue, le tre donne che venivano allineate proprio, e poi invece è rimasta soltanto l'addolorata. Beh, l'ho portata anch'io, una delle tre Marie, hanno sfilato fino al 1993. Poi, per varie vicissitudini che non sto qui a raccontare perché ci sono persone che ben le ricordano, è intervenuta la Curia Vescovile di Molfetta, l'ufficio liturgico allora diretto da Monsignor Felice di Molfetta, è venuta un po' a stravolgere gli andamenti di questa processione, e purtroppo quelle immagini che era una caratteristica fra l'altro di Giovinazzo. Tra l'altro, giusto, ricordiamo, certo, ecco, perché all'epoca la processione, arrivata all'altezza della posta in via Marconi, transitava da via Gigante, una strada strettissima proprio, sì, di fronte alla posta, non arrivava in piazza Sant'Agostino, da cui invece oggi abbiamo iniziato a trasmettere. Quindi cosa accadeva? Che le tre Marie allineate gioco forza dovevano dispersi. Si mettevano in fila, partivano in fila, poi il primo punto dove si allargavano in orizzontale era sulla salita, la discesa di Santa Maria degli Angeli. E comunque, come dicevo, sono state tolte perché hanno giustificando che non sono più ammesse dopo il Concilio Vaticano le statue in abiti in tela, però questa cosa diciamo che diventa relativa, perché come è possibile vedere ci sono altre statue che comunque hanno gli abiti. Diego, c'è un aneddoto particolare, tu l'anno prossimo taglierai tu appunto un traguardo importante, per te l'anno prossimo saranno 30 processioni del Venerdì Santo? Vabbè, io fui invitato da un amico
che poi mi ha fatto anche iscrivere alla confraternita, Nicola De Fronzo, era il 1990 e quell'anno lo ricordo molto bene perché quando la processione arrivò davanti al palazzo di città si ruppero le stanghe di Gesù Morto, purtroppo sì, priore del Santissimo, il professor Antonio Panzini si tolse il camice di dosso e lo poggiò sulla statua che era andata in frantumi per evitare che si vedesse ciò che era accaduto. Senti Diego, invece un parere personale, è preferibile appunto ora che la processione si svolge con un continuo di stati oppure alla maniera molfettese dei due giorni con statue dei misteri in una processione e le statue poi del Sabato Santo, gli altre? Io penso che ogni paese deve mantenere le proprie tradizioni, quindi se qui è nata così deve continuare così. Però come si può vedere, diciamo, non è così sentita. Dobbiamo liberare Diego perché c'è il cambio dei portatori. Grazie mille, grazie. Dottor Diego De Ceglia. E allora noi abbiamo approfittato un po' troppo. No, vabbè, ha fornito dei particolari importanti, anche tristi se vogliamo, insomma, quell'episodio. Sì, non sapevo della caduta della statua, no. Avendola sempre vissuta questa processione, sì, diciamo, c'è stato questo particolare, una statua che poi gioca a forza subire, come dicevamo prima, tanti restauri, l'ultimo dei quali appunto partito a luglio è stato poi ultimato qualche settimana fa, tanto poi da essere presentato il lavoro complessivo appunto lo scorso 9 aprile nella concattedrale di Giovinazzo. Adesso ci avviciniamo al palazzo di città, al comune, e da lì appunto assisteremo ancora una volta al transito di tutte le statue. Direi di precedere ancora una volta la processione in maniera tale da riuscire anche a riprendere il momento in cui il corteo processionale entra in piazza Costantinopoli. E forse Gian Gaetano, il fatto che appunto io non abbia tutti questi ricordi tuoi vivi della processione a Giovinazzo è proprio perché invece sin da piccola, ecco, sono stata iniziata ai riti pasquali di Molfetta, per cui ecco, avendo appunto genitori molfettesi, per me la processione era, le processioni anzi erano quelle che mi facevano vivere a Molfetta. Vabbè, nel caso mio è un po' diverso perché io sono nel mio caso padre molfettese e la madre giovinazzese, che saluto anche loro. Sì, però tengo a precisare che nel caso mio c'è Giovinazzo al 100%, nel senso che ovviamente sapete tutti, insomma, ho avuto modo in questi anni tra hockey, processioni varie, tradizioni varie, insomma, di testimoniare, insomma, il mio attaccamento a questa città. E comunque ho anche vissuto i riti di Molfetta, perché tra l'altro abbiamo la fortuna in questo caso che non sono incompatibili, perché esatto. Insomma, sono orari nettamente diversi. La processione a Molfetta esce nella notte tra il giovedì e il venerdì e si ritira a ora di pranzo il venerdì santo, e domani c'è l'altra, appunto. Per cui si riesce ad accontentare. Domani cercherò di vederla Molfetta, oggi non ho potuto per ragioni lavorative, ma domani cercherò, insomma, di essere, domani che è sabato, cercherò di essere presente anche a Molfetta una volta tanto, nelle vesti di spettatore, non diciamo di cronista. Però insomma, ogni paese, come diceva Diego, sì, giustamente, c'è il ruvo, poi la processione degli otto santi nella notte tra il mercoledì e il giovedì. Di Palese, dove ad essere portate in processione sono dei veri e propri gruppi di statue che rappresentano proprio delle scene della passione di Gesù. Non dimenticherò mai della processione di Palese, proprio la statua dell'ultima cena, quindi 12 discepoli che siedono con Gesù per l'ultimo pasto, suggestivissima anche quella processione. Un altro desiderio che vorrò togliermi sarà quello di vedere i riti della Settimana Santa a Taranto, anche lì forse in crescendo fra Giovinazzo, Molfetta, a Taranto penso che sia la città dove i riti pasquali sono Scusa, tu si interrompa, abbiamo davanti a noi anche la bassa banda, ecco, della città di Molfetta, e io ci tengo anche, prima, ecco, li salutiamo, abbiamo anche parlato, insomma, dei riti a Giovinazzo e Molfetta, abbiamo sottolineato la compatibilità perché si svolge la processione, le rispettive processioni in orari diversi e in giorni diversi. Possiamo rivolgere solo una domanda? Parliamo con Giuseppe. Allora, Giuseppe,
Anche per voi è stato un tour de force oggi. O avete suonato questa notte a Molfetta oppure no? No, stanotte no. Quindi diciamo l'avete vissuta da spettatori quella di Molfetta, ma... Sì, stanotte sì. E una tua impressione su questa processione qui a Giovinazzo? È bellissima come processione. Tanta emozione. E... tanta passione per la musica. E poi con una differenza, cosa possiamo sottolineare prima di lasciarvi insomma ancora in processione, prima parlavo anche con qualche tuo collega, qui non c'è il tite, non c'è il lamento di Maria, si suonano le marce funebri anche con la bassa. Sì, okay. Va bene, grazie. Ok, ringraziamo anche la bassa banda di Molfetta, la croce portata da membri dell'Arciconfraternita di Maria del Rosario, che quest'anno organizza la processione, perché l'organizzano a turno, ogni anno una confraternita che l'organizza. E a questo punto adesso assistiamo al passaggio di tutte le statue qui, esatto, giù a Palazzo di Città. Qui sotto, davanti ai nostri sguardi, c'è proprio la curva che porterà le statue in Piazza Costantinopoli. Questo è un angolo suggestivo ovviamente di Piazza Vittorio Emanuele, dopodiché non appena anche la banda sarà transitata davanti a noi ci sposteremo poi in Piazza Costantinopoli per il gran finale. Le statue verranno tutte allineate, disposte a ferro di cavallo più o meno. Poi ci sarà la benedizione e ovviamente poi le statue e poi, ecco, ritorneranno nelle loro chiese. Altro messaggio, Maria Domenica Adriana Amoglia: nostalgia, mi manca Giovinazzo. Saluti anche a Donata De Gaetana, ci saluta da Formia. E questo è l'ultimo tratto che le statue percorrono in fila indiana prima, come abbiamo detto, che si dispongano allineate. Adesso pregherei Francesco Marino, visto che le statue le abbiamo viste tante volte, di soffermarsi più sui primi piani, sui volti delle sacre immagini. Vedete quanto sono belle, quanto sono espressive. Saluto il confratello, mio amico Piero Straziota. Lui si conosce tutti, vigili, sì. Confratelli, tutti quanti. No, è uno dei confratelli che mi aveva chiesto, ecco, di essere salutato in diretta, visto che la moglie per tenere i bambini, ecco, è costretta a stare a casa o comunque a ritirarsi prima. Margherita Ferrari, saluti da Cannobio. In questo caso dovrò fare un esame di geografia. Dove si trova Cannobio? Ce lo facciamo dire dalla stessa Margherita, che ci scriva almeno la provincia, mentre dinanzi a noi si ferma la statua di Gesù alla canna. Lecce Homo, ecco Gesù, purtroppo l'uomo ridotto in queste condizioni negli istanti che precedono la salita sul Golgota, la crocefissione, ma poi ci sarà il momento tanto atteso, inaspettato ovviamente per chi viveva all'epoca, ma tanto atteso da noi, insomma, il momento della risurrezione di Gesù. Gesù che viene deriso dai giudei, trattato quasi come fosse un re, ma ovviamente interpretando in maniera diversa quelle che sono le insegne del re. Al posto dello scettro la canna, al posto del mantello regale un panno rosso e al posto della corona del re una corona di spina. Intanto Margherita Ferrari interviene in nostro soccorso e specifica che si trova, insomma, Lago Maggiore Verbania. Grazie. E c'è anche ora dall'Australia Cristina Cristi, ci saluta da Sydney. E infatti prima mi stava venendo proprio in mente che nella geografia di coloro che si erano collegati su Facebook mancava proprio l'Australia, perché di solito, sì, di solito le nostre dirette sono immancabili la Svizzera, l'America Latina, gli Stati Uniti, ed ecco qui è comparsa anche il continente, ecco, più giovane, l'Australia con Sydney. Ecco, lungo la piazza, da un lato e dall'altro della strada, ecco, abbiamo visto un po' di gente in più.
ma comunque ecco, non il, diciamo, il pienone che si registra in altre città. Speriamo anche con queste dirette, insomma, oltre che di far rivivere ai giovinazzesi lontani le tradizioni che loro per forza di cose non possono vivere fisicamente, anche che possano essere da sprone, insomma, per i giovinazzesi che invece sono qui per riappropriarsi, come dicevamo prima, delle proprie tradizioni. In fin dei conti piace a tutti, piace anche a me recarmi nei paesi vicini a vedere anche le processioni del Venerdì Santo delle realtà limitrofe, che sono davvero belle. Ma poi, ecco, questo non può, non, diciamo, non vuol dire, non implica rinunciare alle tradizioni del proprio paese, insomma. Quindi, ecco, ma se volessimo, Gian Gaetano, fare un discorso un po' più ad ampio raggio, ecco, potremmo anche dire, senza presunzione di fare omelie o impartire chissà quali, quali rampogne, possiamo dire che è proprio insomma, forse la spiritualità che è un po' latente oggigiorno, motivo per cui anche esteriormente si manifesta. No, su questo permettimi di non essere d'accordo, perché appunto se il motivo fosse la spiritualità non avremmo il pienone neanche nelle altre realtà, anzi paradossalmente proprio la processione del Venerdì Santo, i riti pasquali attirano anche molti che, diciamo, non sono degli abitué, ecco, diciamo così, degli ambienti di chiesa e quant'altro. Hanno una suggestione tutta loro, hanno una spettacolarizzazione anche, possiamo dire, tutta loro. Quindi in realtà forse più in questo caso una questione più di legame, di tradizione, di un appeal che forse questa processione non ha e non riesce ad avere rispetto a quella dei paesi limitrofi. Potrebbe essere così. I saluti intanto arrivano anche da Londra, anche se adesso non li scorriamo, ma prima ho visto un paio di saluti anche da Londra. E c'è ancora un'altra follower, Nella Di Giaro, che ci segue da Sydney e ci saluta. E noi ricambiamo i saluti a tutti coloro che ci stanno scrivendo e a tutti coloro che non siamo anche riusciti a salutare. Noi, come dicevamo prima, vi mostreremo tutte le statue qui ai piedi di Palazzo di Città e non appena sarà transitata anche la banda arriveremo poi in piazza Costantinopoli, prima ovviamente che sopraggiunga la statua di Cristo morto, ci disporremo proprio nei pressi della chiesa di Costantinopoli, davanti alla quale, secondo tradizione, ci sarà poi la benedizione passa finale. Davanti a noi Gesù alla croce. Ricordiamo che tre furono le cadute che Gesù fece nel tragitto che lo portò sul Golgota. E Giovinazzo proprio ha una statua che rappresenta questo momento. Adesso un'altra marcia funebre notissima, ve l'abbiamo fatta ascoltare proprio venerdì scorso nel video nella concattedrale, lo Stabat Mater di Gioachino Rossini. Questo è una, diciamo, Francesco, non fare quella faccia perché è risaputo che Gian Gaetano se ne intende di marce funebri, per cui anche di marce sinfoniche, non solo le marce funebri. Per cui, ecco, non lo guardare come fosse una bestia rara, parla di una delle sue passioni. E facciamola ascoltare allora. Sì, sì. Perfettamente a tema questa marcia funebre con la Madonna Addolorata che appunto transita proprio in questo momento davanti alla nostra telecamera. E anche per questa statua il passo sincrono dei confratelli che la portano ondeggiando. Avete riconosciuto Madonna, anche, scusami Giussi, tra i portatori il presidente del Comitato Feste Patronali Gaetano D'Agostino, che per il secondo anno consecutivo si appresta a organizzare la festa più sentita da tutti i giovinazzesi. E anche qui per la Madonna di Corsignano, chissà che Giovinazzo TV, vabbè, lo scoprirete tra qualche giorno, insomma. Saluti anche dalla Calabria, da Seminara per l'esattezza, ancora una volta dall'Australia, bella serata lì, sì, in effetti una bella serata, ma torniamo ad ascoltare la marcia funebre e poi continueremo a parlarvi.
le processioni, insomma tutti i riti pasquali, quelli che si svolgono perlomeno all'aperto, possano svolgersi con regolarità senza intoppi. Chiediamo almeno questo. Come potete notare dalle immagini, ci sono confratelli e consorelle. Una processione, quella del Venerdì Santo, che non è appannaggio esclusivamente di aderenti maschili, insomma, a queste forme di congregazione, ma anche appunto da parte delle consorelle. Adesso l'Arciconfraternita di Maria Santissima del Carmine, ma anche in altri casi abbiamo avuto, insomma, delle rappresentanti femminili. Ecco, fra i portatori di Gesù agonizzante alla croce, proprio in prima fila riconosciamo Saverio Amorisco. Ne abbiamo parlato prima, è stato appunto colui che ha voluto quest'anno dedicare la sua attenzione alla Madonna Dolorata con la mostra Ave Mater Dolorosa, che è stata fatta nella chiesetta e che domani appunto volgerà al termine. E con le immagini di Francesco Marino che indugiano sul volto della Madonna che tiene fra le sue braccia Gesù, affidiamo le intenzioni di tutte le mamme, tutti coloro che hanno visto i propri congiunti, hanno perso i propri congiunti in varie vicissitudini. Ecco, li affidiamo a Maria perché solo lei che ha provato il dolore della perdita di un figlio può capire, ecco, cosa significa perdere qualcuno di caro. Intanto aumenta sensibilmente il pubblico presente. Saluti da Castelfidardo in provincia di Ancona da parte di Francesco Valentini. Sta crescendo il numero di ascoltatori proprio in corrispondenza del momento finale, della benedizione. Il momento clou. Allora, ecco la statua di Cristo morto che attraversa Piazza Vittorio Emanuele, transita davanti al Palazzo di Città. Memore quanto ci ha raccontato prima Diego De Ceglia, tutto ok. Ecco, proprio davanti ai nostri occhi il cambio dei confratelli e questa bellissima statua di cui Gian Gaetano prima ha ricordato il restauro che c'è stato. C'è questo mantello nero che viene mantenuto ai quattro lati dai confratelli. Ultimi tratti di questa processione che da 3 ore attraversa le strade di Giovinazzo, le strade della città vecchia, ma anche e soprattutto le strade, ecco, della città vera e propria, insomma, della città nuova, ecco, diciamo, esatto, dopo sì. Aver passato e transitato dalla Porta Nuova, che insomma, come per praticamente tutte le processioni, tranne qualche eccezione, fa da Tredunion appunto nei vari itinerari tra le strade del centro storico e poi le strade centrali, ecco, di Giovinazzo. Ed è bello anche appunto il messaggio che con questa processione appunto si vuole trasmettere, ecco, la passione di Gesù che attraversa e abbraccia tutta la città e tutta la città commossa che la segue. Come potete notare, grande partecipazione, ecco, a fronte del poco pubblico che assiste qui in piazza, ci stanno tanti che vi partecipano. Adesso appunto ancora una notizia. I parroci delle parrocchie di Giovinazzo. Prima processione dei riti pasquali per Don Massimiliano Fasciano, neo parroco della parrocchia Sant'Agostino. Anche per Don Luigi Caravella. Per Don Luigi Caravella, sì, nella parrocchia San Giuseppe.
vigili in alto uniforme scortano il reliquario delle Sacre Spine, il detto volgarmente il Legno Santo, i priori nuovamente delle confraternite e poi le istituzioni. L'amministrazione e consiglieri, assessori di maggioranza e di minoranza. Maggioranza e opposizione. Adesso la banda ancora davanti a noi, allora rechiamoci in piazza Costantinopoli per assistere al momento finale. E poi, a proposito, ecco, di istituzioni, avremo il piacere di intervistare. Giussi, vogliamo ricordare ancora una volta gli sponsor, i due sponsor che ci stanno consentendo di realizzare questa diretta? Sì, questa diretta è stata resa possibile grazie al contributo di due prestigiosi locali siti in Giovinazzo, Offame Taste On e Offame Under Zero. Il primo vi offre specialità a base di pesce, panini, frittura, e tutto con un colpo di click. Si può ordinare comodamente attraverso l'app o attraverso il computer, e è previsto anche il servizio a domicilio in un raggio di 30 km. Il secondo invece è per coloro che sono invece più golosi, o comunque coloro che vogliono concludere il loro pasto con il dolce. Il locale Offame Under Zero offre gustosi gelati e crepe al gelato. Prezzi modici, ma il sapore è tanto, soprattutto per chi vuole degustare queste specialità in riva al mare. Adesso le statue ci sono praticamente tutte qui in piazza Costantinopoli. Ecco, con la nostra telecamera ci siamo posizionati proprio dinanzi alla statua di San Michele Arcangelo in piazza Costantinopoli, e da questo momento, da questa posizione abbiamo, ecco, una visuale piena di tutte le statue. Solo ecco, che ora chiedo appunto alla regia, a Francesco, di fare, ecco, ecco, sì, un giro. Ecco. A 360 Giussi, ecco, rispetto gradi. Alle altre volte, ecco, i sacerdoti sono qui in questa postazione. In genere si posizionano davanti alla chiesa di Costantinopoli, che tra l'altro è anche chiusa in questo periodo, ma questa volta c'è una novità, allora dovremo spostarci anche noi per non avere i sacerdoti, insomma. No, aspettiamo di vedere come si collocano, se Giussi, si collocano davanti, ovviamente da quella bene, posizione, andiamo, si andiamo. Vede nettamente, quindi ci spostiamo per rendere i sacerdoti a favore di telecamera. E nel frattempo, Francesco, se possiamo fare una panoramica delle statue così come si sono posizionate in piazza Costantinopoli. Ecco, la statua di Cristo morto, il reliquiario. Abbiamo appena riferito a Don Gianni Fiorentino, il nostro vicario foraneo, dei tanti giovinazzesi che ci stanno ascoltando e seguendo in diretta. Ho proprio chiesto a Don Gianni di rivolgere un saluto particolare anche ai tanti giovinazzesi all'ascolto. Più in fondo ci sono il Gesù che cade sotto la croce, e poi il Gesù alla colonna, Gesù che porta la croce, il buon ladrone e la pietà di nuovo. E questa è appunto una novità, la benedizione finale che avviene con i sacerdoti ubicati proprio nei pressi della fontana di piazza Costantinopoli, piuttosto che ai piedi della chiesa, che è chiusa in questo periodo. Sarà stato probabilmente questo il motivo. Adesso arriva anche Don Andrea con, appunto, Mimmo De Bari ci saluta da Bardonecchia, e ora sentiamo Don Gianni Fiorentino. Abbiamo vissuto davvero un momento molto bello, siamo rimasti
toccati nel vedere una partecipazione composta, raccolta da parte di tutti, in modo particolare da parte dei confratelli sodalizi. La processione di quest'anno ha avuto anche un respiro mondiale, perché nel piccolo gruppo dei sacerdoti è presente quest'anno anche Don Eduardo, un giovane prete brasiliano che è stato chiamato dal Papa a Roma a svolgere un servizio molto delicato in una delle congregazioni più importanti. E noi cogliamo l'occasione per salutarlo e per ringraziarlo per tutto quello che fa a Roma e per la Chiesa intera. E poi sento anche di dover dire questo: questa tradizione dobbiamo difenderla a denti stretti. Perché? Perché è una semplice forma di catechesi che permette ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, di conoscere di più e sempre meglio la figura di Gesù e in modo particolare le ultime ore della sua passione. Io penso di non dire nulla di nuovo dicendo che a volte rimaniamo sorpresi che tanti ragazzi ignorano la storia di Gesù, quello che Gesù ha fatto, come Gesù è andato incontro alla morte, la sua passione, il suo amore per l'umanità. E questa deve essere una forza di catechesi che intanto fa bene a noi, dà la possibilità di seguire Gesù lungo la via della passione, lungo la via Crucis, ma dà anche ai nostri ragazzi la possibilità di riscoprire sempre meglio l'infinito amore di Dio per l'umanità. A me viene sempre in mente una bella frase di una mistica del Seicento, la Beata Angela da Foligno, che è diventata santa solo pochi anni fa, la quale ha avuto in dono dal Signore di delle visioni della passione di Gesù. Ha avuto la possibilità a questo punto di ascoltare una voce che continuamente questa frase che noi oggi vogliamo scolpire nei nostri cuori: non ci ha amato per scherzo. Gesù non ci ha amati per scherzo. Per cui queste immagini che sono care alla nostra città, alla nostra storia, devono rimandarci continuamente al mistero di questo amore di Gesù, un amore che è arrivato addirittura a per tutta l'umanità. Io vorrei anche approfittare di questo momento anzitutto e l'amministrazione che ha voluto onorarci con la sua presenza, e poi ringraziare il comando dei vigili, l'arma dei carabinieri. Un ringraziamento speciale a tutti voi, ripeto, per come avete seguito la processione. L'augurio è che non finisca tutto qui. Questa è stata una ricostruzione storica, è importante, ma Gesù, dobbiamo ricordarci, che soffre, muore e risorge nella mistero della liturgia. Se partecipazione e poi, ma cosa che sto dicendo così tanto per
evitare che qualcuno cada in questo errore, ma sono convinto che non succederà. E se domenica a messa non ci andiamo, una sfilata. Allora questa processione deve portarci in chiesa a Pasqua e alla Pasqua domenicale, perché ogni domenica è Pasqua per noi cristiani, perché nella liturgia Gesù sempre si rende presente, dona la sua vita, muore e risorge per tutti quanti. È giusto che, potendoci poi incontrare nelle prossime ore fino al giorno di Pasqua, se anche dopo, io approfitti per rivolgere a tutti quanti voi, anche a nome dei sacerdoti presenti, un augurio affettuosissimo di buona Pasqua. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buonanotte a tutti. Bene, con la benedizione finale del vicario foraneo di Giovinazzo Don Gianni Fiorentino, anche questa l'edizione 2019 della processione del Venerdì Santo volge al termine. Alle nostre spalle i saluti istituzionali del sindaco ai parroci delle cinque parrocchie di Giovinazzo, e ora io vado alla ricerca, vedi, ecco, di andare alla ricerca della. Io nel frattempo approfitterei di questo momento per chiamare qui accanto a me il presidente del Comitato Feste, Gaetano D'Agostino. Già durante la processione, ecco, abbiamo avuto modo di sottolineare come il Vescovo ha espresso ancora fiducia nei componenti guidati da Gaetano D'Agostino. Cosa c'è stato di magico l'anno scorso che ha colpito il Vescovo? Ma io penso che più che ha colpito, diciamo, abbiamo colpito nel segno di tutti i cittadini di Giovinazzo, che praticamente hanno voluto comunque festeggiare la patrona, e per cui hanno fortemente dimostrato di essere molto attaccati ad essa, e per cui spero che anche per l'anno che diciamo in questo anno, quest'estate, sia la stessa, si ripeta lo stesso miracolo dell'anno scorso, perché la nostra protettrice merita di essere festeggiata, merita di essere ricordata sia nella nostra città e sia in tutte le località che sparse per il mondo, dove comunque risiedono i nostri cittadini. Gaetano, è inutile dire che chiaramente tu e la tua squadra state già lavorando alacremente. Ecco, una festa patronale non è che si prepara negli ultimi mesi. Sì, infatti, no, noi non ci siamo mai fermati, comunque abbiamo lavorato tutto l'inverno e abbiamo approntato già quasi un po' la maggior parte degli eventi, abbiamo già messo su un programma di massima della festa, e che sarà presentato il giorno, approfitto per la vostra presenza. Lo diciamo appunto pubblicamente. Sarà presentato il giorno 28 di aprile. Quindi domenica prossima. Quindi domenica prossima tutti collegati con il comitato, la sede del comitato Feste, no, la Sala San Felice. La Sala San Felice, perché appunto vogliamo che ci sia una partecipazione massima, e per cui tutti i cittadini sono invitati, e naturalmente anche tutti gli organi di stampa sono invitati, perché poi devono fare da risonanza, praticamente da cassa di risonanza, per
per tutte quelle persone che non possono partecipare sul posto. Va bene Gaetano, allora ti ringraziamo, ti lasciamo il tuo lavoro e mi raccomando che sia una festa patronale, come giustamente hai detto, all'altezza della nostra patrona. Grazie. Grazie a voi, grazie. E allora, ecco, vedo qui Cristina, l'assessore, sì. Benvenuta, allora, prima intervista ufficiale. Prima intervista ufficiale al nuovo assessore alla cultura e al turismo del comune di Giovinazzo, si è insediata in questo mese di aprile al posto di Anna Vacca. Allora abbiamo il piacere appunto di avere qui l'assessore Piscitelli, al quale chiediamo, ecco, traendo spunto dal suo incarico e dal rito che abbiamo vissuto oggi, se questa processione, traendo spunto anche da quel che accade nelle realtà limitrofe e non della nostra regione, possa contribuire in qualche modo in futuro a valorizzare, a promuovere la cultura e il turismo di Giovinazzo. Sì, buonasera, grazie. Sono d'accordo, sì Giancarlo, intanto diciamo da subito che i riti della Settimana Santa rappresentano ormai un punto di riferimento per la comunità giovinazzese e non solo, e sono particolarmente sentiti, diciamo, soprattutto da, ripeto, dai giovinazzesi. Questo è un filone turistico per tante realtà, soprattutto nella nostra regione. L'auspicio è quello che lo diventi anche per Giovinazzo, non soltanto quindi le iniziative dell'estate, i fuochi di Sant'Antonio, ma anche, ripeto, i riti della Settimana Santa a tutti, a partire ovviamente dalla processione dei misteri. Assessore, è in programma, ecco, è un assessorato, ecco, importante quello che ricopre, soprattutto perché Giovinazzo si pone sempre come volano, non soltanto nel periodo estivo, ma si tende sempre a destagionalizzare questo turismo. Ecco, ha già un po' le idee chiare sul duro e arduo compito che l'aspetta? Allora sì, diciamo, come ho avuto modo di dire, sono salita su un treno in corsa. Gli eventi che ci attendono per l'estate sono numerosi e rappresentano un punto di riferimento anche al di fuori di Giovinazzo. L'idea però è proprio questa, quella di lavorare come questi riti, ma anche altre iniziative che vorremmo appunto fare oltre settembre e durante il resto della stagione, per fare in modo appunto che Giovinazzo viva durante tutto l'anno. Sì, confermo, assolutamente sì. Bene, quindi un obiettivo, ecco, che possiamo dire come prioritario già nel nuovo. Allora, Cristina Piscitelli, che ha incassato il giorno della presentazione in Consiglio Comunale lo scorso 15 aprile, ecco, stavo avendo un leggero vuoto di memoria, non è da me, ma ho avuto un leggero vuoto di memoria, lo scorso 15 aprile appunto ha incassato gli auguri e i complimenti di maggioranza e opposizione, quindi sicuramente parte col piede giusto, le aspettative sono tante, ti facciamo tanti auguri, ma quale occasione migliore, anche date le imminenti festività pasquali, anche per rivolgere gli auguri a tutti i giovinazzesi vicini e lontani che ci hanno seguito oggi. Cristina, sono stati tantissimi da ogni parte del mondo e quindi sono ancora all'ascolto. Solo per farti qualche nome, Stati Uniti, Svizzera, Australia, Cile, e poi in tutta Italia. Che meraviglia, i giovinazzesi nel mondo, quindi grazie, approfitto anch'io per fare gli auguri a tutti da parte dell'amministrazione comunale, che sia una serena Pasqua e che ci veda di nuovo uniti insieme magari qui a Giovinazzo per le prossime iniziative. Grazie. Grazie assessore, alla prossima intervista. Alla prossima, ti lasciamo al rito del pizzarello. Grazie, grazie, buona serata. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Grazie. Allora, Giussi, abbiamo concluso questa diretta, questa lunga diretta, al termine di questa lunghissima processione che è durata più di 3 ore, è andato tutto bene, il feedback da parte dei nostri utenti penso sia stato... Sì, come sempre la migliore gratificazione ai nostri sforzi, ai nostri sacrifici, al nostro impegno. Un ringraziamento ancora una volta ai nostri sponsor, che sono appunto Offame Test On e Offame Under Zero, hanno creduto subito nella bontà del nostro progetto e ci hanno dato una mano per realizzare questa diretta. A loro va il nostro primo grazie, poi il grazie anche a Francesco Marino, naturalmente il nostro sempre insuperabile regista e cameraman, a voi che ci avete seguito, il caso di dire, da ogni parte del mondo. Il mio grazie a te. Il mio grazie a te. Sempre splendido
candido compagno di viaggio. Altrettanto da parte mia. E allora anche da parte nostra. Gli auguri di buona Pasqua. Sì, auguri. Vogliamo fare a tutti i giovinazzesi che ci stanno ascoltando. Auguri di una serena, gioiosa Pasqua da vivere serenamente insieme ai vostri cari e ai vostri affetti. E mi raccomando, rinsaldiamo sempre i legami e il vostro affetto nei confronti di Giovinazzo. L'ha anche sottolineato Don Gianni, il nostro vicario foraneo, che è una tradizione questa da difendere a denti stretti. Noi ci proviamo con queste dirette e vi auguriamo per l'ultima volta, perché la diretta adesso è davvero terminata, buona e serena Pasqua e appuntamento alle prossime iniziative di Giovinazzo TV. Ciao a tutti. Ciao.